congratulation to Leicester City, champions, the very champions. Congratulations to Leicester. Congratulations. I'm very happy that this team can può essere, insomma, una squadra che può sognare. Il sogno si è realizzato. Dream on, ragazzi. Fantastico. Sono veramente contento. Congratulations to Ranieri. Ranieri si merita questo titolo per la sua carriera, per la sua professionalità. Ci sta veramente. Non ci speravo, perché comunque arrivati al 15 gennaio sembrava che appunto fosse un caso, insomma. E invece poi, vedendo poi i crolli di varie squadre come Manchester United, City, come Arsenal, come Chelsea, che mettono a strada, insomma, è stato l'anno buono per vincere il campionato. E casualmente poi c'era pure il Tottenham che lottava, un'altra squadra che non ha mai vinto il titolo. Combinazione Leicester è riuscito a vincere, avendo giocatori mezzi sconosciuti praticamente. E questa è una favola che si realizza, un sogno che si realizza, insomma, perché è sempre bello vedere squadre medio piccole che vincono campionati meritando, senza avere soldoni o giocatoroni che prendono milioni di soldi. Quindi, insomma, sono veramente contento. Che aggiungere ancora? Calcio inglese è imprevedibile, insomma, quest'anno soprattutto. Ieri ho visto un pezzo, tra l'altro, di Chelsea-Tottenham. Madonna, ragazzi, fosse successo in Italia delle cose del genere negli ultimi 10 minuti sarebbe scoppiato lo scandalo. C'era praticamente, i giocatori del Tottenham andavano a caccia all'uomo contro i giocatori del Chelsea. C'erano almeno 3 espulsioni e manco fischiate, cioè una cosa allucinante. Arriva l'arbitro, ammonito. Entrate da dietro, entrate sulle ginocchia, proprio senza guardare neanche il pallone, ammonito. Risse ogni 30 secondi, a me sa lì che cazzo si sono detti, comunque. Anche perché il Chelsea non c'aveva un cazzo da perdere. È sempre un derby, alla fine Chelsea. Vabbè, a parte che ci sono derby ogni giornata lì in Inghilterra. Comunque, ragazzi, oh, complimenti a Leicester. Congratulations to Leicester and Claudio Ranieri, che ha realizzato questo sogno che sembrava, cioè, praticamente quasi sembrava. Cazzo, aspettava più. Chi si aspettava? Una cosa del genere. Era data a 5.000 la vittoria del campionato, ma per forza, perché la squadra rischiava la retrocessione lo scorso anno. Comunque, oh, ragazzi, una favola fantastica. Vediamo cosa combinerà in Champions il prossimo anno. Sarà bello. Sono curioso di vedere il prossimo anno cosa succederà. Adesso ci sono gli europei, quindi chissà se i giocatori rimarranno. Vardy, Mahrez, il figlio di Schmeichel, non importa, anche, vedi che caso, Okazaki, Drinkwater, sembra un nome fine. Comunque, ragazzi, congratulations to Leicester, come si dice, come cazzo ne so, ormai i media non parlano d'altro. Ci può stare, dai, alla fine quest'anno veni ricordato per questa grande vittoria, questa grande impresa. Tu, che secondo me faranno sicuramente un film, una pellicola, sicuramente la faranno, un documentario o qualcosa del genere, perché è talmente storico che chissà quando succederà di nuovo in Italia. Poi l'ultimo è stato il Verona, succederà mai più, chi lo sa, vedremo tra 20 anni cosa succederà. Ciao ragazzi, prossimo appuntamento con Bayern Atletico. Commenterò questa partita. La Serie A mi ha rotto il cazzo. Lo sto ripetendo ogni giorno.
Ciao ragazzi, buon proseguimento di settimana. Bye!